Nel video di oggi vi faremo vedere come realizzare i pancake salati in tre modi. I pancakes li amiamo tutti, sia in versione dolce che salata, perché si prestano benissimo non solo a colazione ma anche a pranzo oppure per una merenda golosissima. Le ricette che vi proponiamo oggi sono tutte molto semplici da fare, con ingredienti semplici ed accessibili a tutti. Andiamo subito a vedere come si preparano. Ma aspetta, iscriviti al nostro canale se non l'hai ancora fatto, perché ti aspettano delle ricette golosissime. La prima versione che vi propongo sono i blini, dei piccoli pancakes tipici della cucina russa. In una ciotola ho aggiunto 70 g di farina di ceci. In questo caso potete anche utilizzare un altro tipo di farina, per esempio di legumi o anche di grano saraceno o quinoa, potete scegliere quella che avete voi. Poi ho incorporato anche 100 ml di acqua e ho mescolato con la frusta per sciogliere eventuali grumi. Poi ho aggiunto anche un uovo e ho continuato a mescolare. Infine ho aggiunto 2 g di bicarbonato ed un pizzico di sale. Ho mescolato il tutto, dopodiché ho cominciato a cuocerli nella padella calda, leggermente oleata. Ho aggiunto un cucchiaio di pastella ed ho cotto per un paio di minuti da entrambi i lati. Quando si sono formate le bollicine in superficie, li ho girati dall'altro lato. La particolarità di questi pancakes è che sono molto molto piccoli, quindi cuociono molto in fretta. A questo punto, una volta cotti tutti, li ho farciti. Io ho scelto di farcirli con della maionese, in questo caso ho utilizzato della maionese senza uova, fatta in casa. Potete trovare la ricetta sul nostro sito. Poi ho utilizzato degli spinaci freschi, ma va benissimo anche un altro tipo di insalata, come per esempio della rucola. E infine ho aggiunto anche delle fettine di tacchino, ma potete anche utilizzare del tonno se volete. Ho fatto la stessa cosa anche con il secondo strato, in modo da ottenere un piccolo sandwich, e poi ho continuato a farcire anche il resto dei pancakes. Ecco pronti i nostri mini pancakes, io adesso vado ad assaggiarli e voi fatemi sapere cosa ne pensate se farete questa ricetta. Buonissimi! La seconda versione di pancakes che vi propongo sono a base di verza. Verza tagliata finemente e mescolata con delle uova e altri ingredienti. Molto molto semplice, anche qua ci vogliono veramente pochi ingredienti. La verza è un ortaggio veramente stupendo perché si presta benissimo per un sacco di ricette molto buone, come i pancakes che vi presento oggi. Questa versione di pancakes potete realizzarla anche con il cavolo cappuccio. Direi che possiamo cominciare. Per prima cosa ho rimosso le foglie esterne più dure della verza. L'ho sciacquata molto bene, ho rimosso la parte più dura, dopodiché ho tagliato finemente 280 grammi. Dovrete fare la stessa cosa se utilizzerete il cavolo cappuccio. Una volta tagliata, l'ho messa in una ciotola. È molto importante tagliarla finemente per la riuscita dei pancakes. Poi ho grattugiato una carota sui fori più larghi della grattugia e l'ho unita alla verza. Ho tagliato finemente anche un cipollotto e l'ho unito al resto delle verdure. Poi ho aggiunto 3 uova
80 ml di acqua, del sale e del curry per aromatizzare, ma va benissimo anche un'altra spezia se volete. In questa fase è importantissimo strizzare molto 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 bene la verza, in questo modo la ammorbidiamo e poi quando cuociamo i pancakes non si sfaldano in padella. Quindi ho strizzato il tutto molto bene con le mani per ammorbidire la verza ed amalgamare tutti gli ingredienti. Poi ho aggiunto 70 g di farina di quinoa, ma potete utilizzare anche un altro tipo di farina che avete in casa. Per cuocerli ho scaldato una padella ed ho aggiunto un velo d'olio. Poi ho preso una manciata del composto preparato precedentemente e l'ho cotto per un paio di minuti da entrambi i lati. L'ho appiattito leggermente con la mano in modo da dargli la forma di un pancake. Una volta pronti, potete servirli così come sono, o con della maionese o dell'insalata. Io li ho guarniti con della maionese, del cipollotto verde tagliato finemente e delle noci tritate, oppure potete utilizzare dei semi o un altro tipo di frutta secca. Ecco pronte anche le nostre pancakes alla verza, ragazzi, sono buonissime, provatele mi raccomando e fateci sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che vanno benissimo anche a colazione oppure a pranzo, per merenda e le potete farcire veramente con ciò che avete in casa e ciò che preferite. E ora proseguiamo con le altre ricette di pancakes. Per la prossima versione ho deciso di proporvi dei pancakes di carote. Si realizzano veramente in pochissimi passi e con ingredienti semplici. Andiamo subito a vedere come si fanno. Per prima cosa ho grattugiato 250 g di carote. Una volta grattugiate le ho messe in una ciotola e ho tagliato finemente anche un cipollotto verde. Va benissimo anche della cipolla normale. Una volta tagliato, l'ho unito insieme alle carote e ho condito con del sale, del curry o un'altra spezia se volete. Ho aggiunto 30 g di farina di grano saraceno, ma va benissimo anche un altro tipo di farina che avete, e poi ho aggiunto un uovo. Ho mescolato il tutto ed ho aggiunto anche un cucchiaio d'acqua per ammorbidire il tutto. Per cuocerli ho scaldato nuovamente la padella ed ho aggiunto un velo d'olio. Ho preso del composto e l'ho appiattito leggermente per dargli la forma di un pancake, dopodiché l'ho cotto nella padella per un paio di minuti da entrambi i lati. Dopodiché ho continuato la cottura nello stesso modo anche per gli altri pancakes. Questi pancakes si possono servire sia caldi che freddi e una volta pronti io ho scelto di servirli semplicemente su un letto di insalata ed ho guarnito con del cipollotto fresco.
Ecco pronti anche i nostri pancakes alle carote. Come avete visto, si preparano in veramente pochi minuti e con ingredienti molto molto semplici. Al posto delle carote potete anche utilizzare le patate dolci e poi ovviamente potete servirle, come ho fatto io, con dell'insalata e maionese oppure un'altra salsa che vi piace. Se fate anche voi questa ricetta, mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e adesso ce le gustiamo. Buonissime. Queste sono le nostre tre idee per preparare dei pancake salati buonissimi. Se vi sono piaciute queste ricette, mi raccomando, fatecelo sapere nei commenti, diteci quale preparerete, lasciateci un mi piace e condividete questo video. Se volete vedere altre ricette per preparare i pancakes in casa, potete cliccare qui oppure qui. Vi ricordo inoltre che tutte queste ricette potrete trovarle scritte sul nostro sito, andate a visitarlo. Per oggi vi saluto, ci vediamo alla prossima!